È stato ufficialmente presentato il catalogo della mostra di Cesare Berlingeri dal titolo Tra il visibile e l'invisibile, un appuntamento partecipato di alto profilo che si è tenuto al Palazzo della Cultura Crupi di Reggio Calabria alla presenza del sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace. È per me un onore essere qui a Reggio Calabria a presentare la pubblicazione del catalogo di questa mostra bellissima peraltro di Cesare Berlingeri che avete meravigliosamente allestito in Palazzo Crupi, un palazzo che non conoscevo ma che sotto il profilo espositivo direi che rende moltissimo. Io conosco Cesare Berlingeri da molti anni, ho seguito in tante sue iniziative e questa mostra mi conferma un pensiero che ho avuto sempre su di lui, cioè che ogni opera di Berlingeri cambia ed esprime dei significati a seconda del luogo in cui viene esposta e questo è testimonianza della validità veramente molto importante che ha questo nostro artista calabrese. Oggi al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi di Reggio Calabria diverse classi del liceo artistico cittadino incontreranno da qui a breve il maestro Cesare Berlingeri, protagonista di una mostra che abbiamo inaugurato a dicembre al Palazzo della Cultura e che resterà qui nei nostri spazi fino al 18 di febbraio, ma incontreranno anche il dottor Domenico Piraina, che viene direttamente da Milano ed è il direttore del Palazzo Reale di Milano, oltre ad essere un manager dei beni culturali e delle attività di grande fama. Cesare Berlingeri, fortunatamente non lo scopriamo noi, e siamo onorati ancora di averlo, di ospitarlo presso questo nostro palazzo. Speriamo che ovviamente non sia l'unica mostra da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi di poter ospitare. Ovviamente la presentazione di questo catalogo impreziosisce ancora di più quello che stiamo facendo nell'anno del 50° dei Bronzi di Riace. Lo stiamo facendo anche grazie ad autorevoli presenze come quella appena citata. Il fatto di aver ascoltato dalla sua voce come racconta la nostra città e soprattutto dalla sua autorevole voce non può che ovviamente essere motivo ancora di più di orgoglio per noi amministratori che probabilmente forse il percorso che abbiamo intrapreso è quello giusto.